non siamo stati noi a inventare questo problema, ci è stato imposto. Vabbè, quando arriva il bel tempo, nel senso del tempo politico, qualcuno viene in mente di toglierle, finalmente rendendosi conto del fatto che è un'arma a doppio taglio e che non è solo che la Russia subisce il risultato delle sanzioni, ma anche da parte dei paesi dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, hanno degli stessi problemi. Un'altra cosa importante, abbiamo visto qua che Smolensk propone una serie di servizi per le imprese molto interessanti. Ecco, nelle altre regioni della federazione com'è la situazione? Senti, che le posso dire? Abbiamo una serie di contatti in programma quest'anno, in particolar modo a Milano. Deve venire tra poco a settembre, deve venire la regione di Mosca, città di Mosca. Poi domani avremo un seminario qua all'Asso Lombarda, una regione delegazione della regione di Mosca, cioè come Lazio, diciamo, attorno a Mosca. Stiamo programmando la visita delle regioni di Smolensk, delle regioni di Bashkortostan, il governatore di San Pietroburgo sta studiando la possibilità di venire a Milano, comunque una serie, cioè praticamente tutte le regioni, tutti non sono soggetti di federazione, sono più di 80 in Russia, ma comunque sono praticamente tutte molto interessate ad avviare i rapporti di collaborazione nel settore economico con l'Italia. E poi la cooperazione tra le regioni è un meccanismo, non dico che è nuovo, però abbastanza nuovo. Dobbiamo sfruttare e utilizzare la possibilità di delle cose concrete che possono offrire le autorità locali, come avete sentito oggi, che possono garantire certe cose che non può garantire nessuno. Se ad esempio un governatore prende sotto il suo controllo un qualche progetto economico e lo tiene fino all'ultimo stadio, cioè, per cui bisogna approfittarsi di questi vantaggi che ci offrono le regioni russe oggi.